Ha chiesto di parlare la senatrice Nocerino, ne ha facoltà. Grazie Presidente, e anch'io come i colleghi che mi hanno preceduto sono qui per condividere con quest'Aula l'importanza di una giornata come quella del ricordo, strumento preziosissimo per custodire, condividere e tramandare periodi ed episodi della nostra storia che non possono e non devono essere dimenticati. Il ricordo non può e non deve essere cancellato, va elaborato, interrogato, raccontato, portato alla luce e strappato all'oblio, perché anche le tragedie più terribili fanno parte della nostra storia e contribuiscono a formare la nostra identità. Conosciamo tutti il buio che per decenni è piombato sulle vittime delle foibe e sulla loro storia. Furono migliaia gli italiani dell'Istria, del Quarnaro e della Dalmazia che già dopo l'8 settembre del 43 e successivamente al termine della Seconda Guerra Mondiale soffrirono violenze indescrivibili, trovando in molti una morte atroce nelle foibe del Carso. La classe dirigente italiana di quei territori, ma anche chi non aveva nulla a che vedere con il nazifascismo, fu quasi interamente eliminata dalle truppe jugoslave che avevano l'obiettivo di riconquistare quelle regioni per costruire un nuovo paese. Furono milioni gli italiani costretti all'esilio per sfuggire alla terribile caccia all'italiano, che si era diffusa in un primo momento come reazione alle violenze dell'occupazione nazifascista e della guerra, ma anche allargatasi in seguito ad una sorta di pulizia etnica. Non dimentichiamo anche le sofferenze che dovettero subire i profughi, costretti a lasciare le loro terre d'origine e che una volta rientrati in Italia furono anche oggetto in un primo momento di pregiudizi ed ostilità. Quello che è accaduto al confine italiano orientale assume una dimensione, se possibile, ancora più tragica per quello che è accaduto dopo. Non solo l'aver subito l'infame dittatura nazifascista, non solo lo sterminio delle truppe di Tito, non solo l'esilio forzato della propria patria, l'ultima offesa, l'oblio, il nemico da combattere, ma un nemico ancora più grande è l'indifferenza, come ha sottolineato il nostro presidente Mattarella. Perché significa aggiungere dolore a dolore, tragedia a tragedia. Per troppo tempo questi fatti tragici sono stati erroneamente liquidati come complicazioni del confine orientale, ancor più inasprite dalla guerra. Questa è prima di tutto una tragedia che ha colpito il popolo italiano ed è bene ricordare che la causa principale fu il nazionalismo esasperato di quel periodo storico. Quindi la storia ci torna a far pensare che sia pericoloso il nazionalismo da qualsiasi parte arrivi. Il nostro pensiero e ringraziamento va a tutti coloro che hanno combattuto negli anni per far riemergere la memoria e la verità sui massacri delle foibe. Rispettare i dolori, le sofferenze e i ricordi è l'unico modo di apprendere e di mettere in atto le lezioni che ci dà il passato e la nostra storia. Ovunque la luce della storia accende i suoi fari, porta con sé verità e giustizia, ma soprattutto porta con sé il valore del ricordo, l'unico strumento capace di restituire un briciolo di pace a chi ha perso i propri familiari. L'unico strumento per restituire a tutti noi la dignità della memoria condivisa. Grazie.